a schemi elaborati contro le difese schierate. E abbiamo visto cosa succede se il blocco non viene considerato falloso, se un giocatore esce libero. C'è talmente tanto talento in campo questa sera che se uno prende un metro di vantaggio la difesa è quasi spacciata. Esattamente. Poi Fabio, quando io allenavo, io dicevo fai fallo contro il blocco, perché se l'arbitro fischia dice io ho fatto fallo, però anche lui ha fatto fallo, e la prossima volta l'arbitro guarderà. Quindi bisogna giocare fisicamente, ma non per giocare sporco, ma per chiamare l'attenzione. Scalzi e Myers salutano il pubblico subito prima della palla 2, le ultimissime con il nostro Pietro Colnago. Solamente per darvi alcuni numeri, sono più di 6.000 i tifosi provenienti da Bologna, 4.000 dalla parte della Fortitude e 2.000 dalla parte della Virtus. Non si è allenata stamattina la Virtus perché è troppo presto l'orario, si è allenata invece a fatto tiro alle 11 la Team System. Grande, grande emozione, quintetto base classico per la formazione allenata da Peroscansi con Mula Omerovic, con il recuperato Karnišovas che ha saltato gara 1 nella serie di semifinale vinta contro la Benetton. Per un problema alla caviglia c'è Abbio nei primi 5 per Ettore Messina e Nesterovic salta al centro del campo contro Gregor Fučka in una sfida tutta slovena che si ripeterà anche a livello di duello individuale. Difensivamente per la Kinder, alza la palla 2 Betancor, è iniziata la semifinale della Eurolega 1999, quella tutta targata Bologna, c'è subito un'infrazione della Team System e la prima palla è per la Kinder. Karnišovas contro Antoine Rigaudot, Mula Omerovic per Abbio e Myers per Danilovic, subito mossa molto interessante da parte di Petar Skansi. Tra l'altro Karnišovas e Rigaudot, due amicissimi che hanno giocato assieme a Scioleo, ogni tanto si vedono anche a Bologna, probabilmente non negli ultimi tempi, mentre Mula Omerovic spende il primo fallo su picchio Abbio. Flavio, non dimenticare assenze, Basile di una parte che non può giocare questa gara e Edwards dall'altra parte. Giocatori che sono qui ovviamente con i compagni a Monaco, i più frustrati in assoluto, possono allenarsi e non giocare. L'uscita dai blocchi di Danilovic contro Carton Myers, il duello nel duello, chiude il palleggio Danilovic, taglio di Abbio, grande aiuto, con recupero da parte di Karnišovas, 3 contro 2 per un attimo Karnišovas forza, arriva il fischio di Reims e va contro Antoine Rigaudot, è il primo fallo per il playmaker francese. Rigaudot ha dovuto fermare l'azione, ma anche Karnišovas poteva benissimo dare via la palla a Carlton Myers prima. 30 secondi giocati nel primo tempo, la serie di blocchi per Mula Omerovic, arriva Myers sotto canestro, stoppato da Frosini, molto bene in aiuto, un ex in questa partita, Ale Frosini, Abbio per Nesterovic, controlla il corpo lungo la linea di fondo e saggiamente non forza un tiro che sarebbe stato molto difficile nel traffico, si riaffida ad Antoine Rigaudot, la Kinder vuole lavorare col cronometro dei 30 secondi, Rigaudot sicuramente vuole attaccare, Karnišovas lo batte, il tiro però è corto, rimbalzo proprio per il lituano, tensione indicibile, indescrivibile sul parquet dell'Olimpia Halle di Monaco di Baviera. Karnišovas per Mula Omerovic nell'angolo, opzione del gioco triangolo per la Team System, blocco di Fučka, ancora il palleggio di Mula Omerovic, ultimi 10 secondi dell'azione in arrivo, Myers dentro contro Abbio, fino in fondo all'aiuto di Nesterovic, segna Myers, subisce il fallo di Nesterovic e Andrei Lunetta col tiro libero supplementare. Rompe il ghiaccio perché Flavio subito nei primi minuti, due contropiedi mangiati, due tiri facili sbagliati e due falli, quindi non era un bel inizio né per uno né per l'altro, Myers ha rotto il ghiaccio. E Carlton Myers, lo abbiamo rivisto, è andato altissimo sopra i tentacoli di Rasho Nesterovic, probabilmente il miglior stoppatore in azione in questo momento sui campi europei, per segnare i primi 3 punti della partita col libero supplementare. Blocco di Frosini, uscita di Danilovic, ancora Danilovic che può scegliere il lato dove uscire, esce nell'angolo a spazio, apre le segnature per la Kinder, Sasha Danilovic, Myers contro Danilovic. Le due superstelle non si smentiscono, bravissimi sia Myers che Danilovic. E sicuramente Sasha, come Carlton, vuole immediatamente mandare un messaggio a compagni e avversari. Da tre, Mula Omerovic gli esce, buon lavoro di Frosini in taglia fuori su Dan Gay, che non è il giocatore più vecchio di questa partita, lo batte di 4 giorni il suo ex compagno Claudio Crippa, che è seduto in panchina dall'altra parte. Blocco di Frosini che poi si apre per ricevere, può ribaltare per Antoine Rigaudot, altro blocco di Frosini, uscita per Sandro Abbio, buon lavoro in post medio di Nesterovic, passo di incrocio e gran movimento in semigancio contro Gregor Fučka. Si vede il miglioramento tecnico proprio con questo passo di incrocio di Nesterovic, il semigancio molto efficace.
2 minuti e 20 passati nel primo tempo. Gay per Mulaumerovic, contro di lui il lavoro difensivo di Antoine Rigaudot, ancora Danilovic contro Karnišovas, finisce con un mezzo cambio non voluto e Danilovic deve lavorare in pivot basso col fallo contro Dan Gay. Qui errore difensivo di Danilovic, è prevista una difesa di aiuto e recupero, non di cambio in quella situazione. Poi chiaramente se la palla arriva dentro a Gay contro Danilovic, più che un fallo non puoi fare. E anche Flavio, un ottimo passaggio di Dan Gay con ottima lettura. Danilovic indietro sui blocchi, Karnišovas se lo manda a vuoto, il solito notevole nitore stilistico dell'ex giocatore di Seton Hall, che però scuote la testa guardando la panchina e dicendo: mi fa male la caviglia. Ecco come è andato credo sul piede di Antoine Rigaudot, potrebbe essere un momento importante nella partita, nessuno però vuole uscire, meno che mai Karnišovas, mentre Nesterovic è scatenato dall'altra parte e fa 6-5. Smaltito il nervosismo, Flavio, giocano a pallacanestro adesso. E queste sono due squadre che hanno grande potenziale offensivo, anche se in questa gara soprattutto direi la Kinder vorrà controllare il ritmo in maniera molto puntuale. L'uscita di Mulaumerovic impedita, ostacolata da Rigaudot, il fischio di Rams lontano dalla palla per un fallo di Predrag Danilovic, che immediatamente si autoaccusa del fallo. Attenzione per Sasha Danilovic, si tratta del secondo fallo, ancora 16 minuti e 43 nel primo tempo. E questo condiziona molto Messina, perché non ha a disposizione Bill Edwards, che non può giocare in questa gara. C'è però ovviamente Ugo Sconocchini assieme a Claudio Crippa. Mulaumerovic splendido per Gay nel traffico, fatica, poi segue a rimbalzo, appoggia al vetro e va a bersaglio. Due punti di Dan Gay, ex capitano della Fortitudo, il capitano attuale è Carlton Myers. Qui Mulaumerovic spezza in due la difesa e poi dà una palla straordinaria. Frosin e Nesterovic comunque stanno facendo molto bene sotto il proprio canestro. Abbiamo rivisto la realizzazione di Dan Gay, Nesterovic pronto a ribaltare per Sandro Abbio, blocco duro di Danilovic, Abbio che attacca Mulaumerovic. Oh, la paura è totalmente scomparsa. Dopo 1 minuto e 15 secondi, Myers ha segnato, mancava 18-45, 1 minuto e 15 secondi di nervosismo sia da una parte che dall'altra, sparito. Avete visto come Sandro Abbio abbia attaccato verticalmente il canestro, costringendo al fallo Mulaumerovic, che lavora difensivamente contro di lui. Danilovic pronto a mettere palla per terra con la mano sinistra, porta in post basso, Myers gli tira sulla testa, morbida esecuzione di Sasha Danilovic che vorrebbe anche il fallo. 2 per Danilovic, 1 di vantaggio per la Kinder. Mulaumerovic attacca Danilovic con 2 falli e sbaglia. Rigaudot splendido per Abbio che non interrompe la corsa e va a bersaglio, interferenza difensiva. Punti in contropiede sono quelli che ovviamente Messina apprezza di più. Ma veramente anche senza paura, Flavio, hanno avuto il coraggio del lancio lungo e sono stati premiati. Fuscava altissimo, ma la palla ha già toccato il tabellone, quindi non può essere giocata dalla difesa. Post basso per Karnišovas che sbaglia, rimbalzo toccato da Frosini, controllato da Nesterovic. Danilovic a tutta velocità attacca Fuscava, poi si trova in difficoltà e questa volta fa una cosa brutta. Fuscava che costringe allo sprint Karnišovas. Karnišovas mette un piede abbondantemente fuori. Sì. È molto bravo Betancor a vederlo. Palla Kinder. Hai detto Betancor, l'arbitro che è corso. Se non corri non vedi questo, perché è strisciato fuori, poi tirato dentro. Molto bravo l'arbitro. 3 punti di vantaggio e possesso di palla per la Kinder. Una delle preoccupazioni per lo staff tecnico bianconero era ovviamente quella di non prendere un parziale come quello che ha castigato la Benetton in gara 1 di semifinale, 27-7 addirittura all'inizio. Nesterovic costretto a chiudere il palleggio da un'ottima difesa di Fuscava, pick and roll con Danilovic che lo trova molto bene, semigancio di Nesterovic. Che partita per Rašo Nesterovic fino a questo momento. Per lui davvero grandi cose, 6 punti, ma soprattutto una grande impressione dal punto di vista dell'impatto su questa partita. Gregor Fuscava ancora contro Nesterovic, si affida alla ricezione di Damir Mulaumerovic nell'angolo. Myers ha spazio per un attimo, tira e sbaglia, vorrebbe il fallo, non è d'accordo Rams. Soprattutto direi impressionante il lavoro a rimbalzo difensivo della Kinder. Sì, e questa è la formazione per rimbalzo, perché c'è Frosini in campo, quando vengono con Sconocchini vanno per pressing il contropiede. Il tiro da lontanissimo che accarezza la retina, 3 punti per Antoine Rigaudot e primo parziale significativo per la Kinder con il giocatore francese.
15-7 dice il tabellone dell'Olimpia Halle. Fucca ancora contro Nesterovic, Rigodò che difende contro Mulomerovic, lo sta facendo davvero molto bene. Abbio si allaccia con Myers che non lo lascia uscire, esce Karnišova, Stanilovic rischia il terzo fallo, non fischia l'arbitro, sul rimbalzo lungo si avventa Rigodò, altro contropiede per la Kinder, Rigodò per Nesterovic che molto intelligentemente ancora una volta preferisce non affondare il colpo, affidarsi al suo playmaker Frosini pronto a ribaltare nel gioco 1 la base dell'attacco individuale per la Kinder da 3. Rigodò subisce il fallo di Mulaomerovic che protesta e ancora Rigodò sta allungando le mani sulla gara. Sì, sì, veramente lui, grande impatto, time out fortitudo. 13 minuti, 37 secondi da giocare per chiudere il primo tempo. Il tabellone dell'Olimpia Halle dice 15-7 in questa semifinale. È un derby, è una partita imprevedibile, lo abbiamo detto. Onestamente potevamo pensare, se una squadra va avanti subito è quella di Peroscanzi. Esatto, perché come hanno giocato, e poi io sono stato a Varese l'altro ieri, Claudio, e la Virtus mi sembrava scarica e piatta come squadra, invece oggi sono svegli, reattivi come non mai. Interessanti le statistiche, 6 su 7 da 2 per la Kinder, soprattutto 4 su 5 all'interno dell'area. Sono i punti del contropiede e i punti di Nesterovic, che onestamente sembra avere teoricamente qualcosina di più dei suoi avversari diretti. Sta vedendo la palla questa sera, invece a Varese avrà toccato 3 palloni e tutta la partita. Stasera lo servono e lui fa crescere. Lui è giocatore di grandissima costanza. Secondo me lui tocca 20 palloni in una partita e fa 30 punti. Cioè è questo tipo, non sbaglia mai una partita. Intanto, dopo il time out, Pietro Colnago. Risolvere subito la partita con un tiro da 3 punti, non si fa così. Dobbiamo difendere meglio, dobbiamo soprattutto non accettare il loro ritmo, andare al nostro e non sprecare palle in attacco. La tensione che attanaglia i giocatori nel tiro libero di Antoine Rigodò, un signore che viaggia con l'83% ai liberi nel campionato italiano Offer Challenge, che dir si voglia, e con l'88,6% in Eurolega, eppure sbaglia i primi due, e questi sono due errori direi molto importanti. Mette il terzo, Leroy, il re, come lo chiamano a Bologna, giocatore che è nella sfera di interesse di tanti club NBA, magari anche già per la prossima stagione. Karnišova scontro Danilovic, si va da Carlton Myers, su cui sta lavorando in maniera splendida Sandro Abbio, rimane un po' indietro questa volta Rigodò su Marco Jaric, prova la carta del serbo greco con la maglia numero 5, Scansi ancora Abbio molto bene su Myers, schiaccia per terra per Jaric, in difficoltà c'è Nesterovic lì sotto, tocca Gay, riesce a controllare, poi Myers strappa la palla ad Abbio, vengono riciclati i 30 secondi per motivi a me misteriosi, poi Myers sbaglia due volte, alla fine riesce a trovare i due punti. Io non ho visto onestamente un tiro della Team System, cioè, nella Myers prima ha sbottuto la palla, poi due tap in eccetera, forse uno della Virtus ha messo dentro, ecco Myers che tira nel nostro replay, prende lui rimbalzi, tira di nuovo e per un pelo non va dentro, toccato da Nesterovic, poi va dentro. Nesterovic che perde il pallone, Karnišova viene fermato fallosamente da Sandro Abbio. Timeout molto pronto di Petar Skansi e reazione molto pronta della sua formazione. Ma anche mi è piaciuta sostituzione. Mulaomerovic molto impacciato, Jaric dentro sta dando un contributo, è stato lui a penetrare e scaricare la palla su quell'azione. Ed è stato lui il giocatore che ha fatto letteralmente saltare la difesa della Benetton nella gara 1 di semifinale, nonché il giocatore che ha segnato il tiro più importante nella stagione della Team System, quello da 3 contro il Panathinaikos, che ha dato la vittoria più importante appunto finora alla Team System in questo 1998-99. Sbaglia Karnišovas, un tiro buonissimo a tutti gli effetti, Rigodò e dall'altra parte per Frosini. Frosini che ha ovviamente molto spazio dal suo ex compagno di squadra Dan Gay, perché non è pericoloso fuori dall'arco dei tre punti. Uscita di Rigodò, adesso un po' peggiorata la circolazione di palla della Kinder, trovato Danilovic, tira ugualmente anche in ritardo e mette due punti che hanno impresso sopra una parola facile da dire, classe. Classe, e lui mi fa pensare a Oscar quando tiene la palla ferma e poi boom, tira velocemente, bravissimo Sasha Danilovic. 18-9, doppiata la Team System, Rigodò a vuoto su Jaric, arresto, tiro ed errore per l'ex giocatore del Peristeri, e Frosini con Nesterovic lì sta facendo un lavoro davvero notevole. Abbio in transizione sotto controllo,
le idee di Messina sono note, sono quelle che una volta professava Dan Peterson, 5 o 25 in partite del genere, o si tira nei primi 5 secondi oppure si lavora, se c'è bisogno, anche 25 secondi, serie di blocchi, Rigodò nel traffico, perde il pallone, Nesterovic va per il recupero, poi ci si tuffa, lo controlla Frosini e si rifugia in una palla 2 con Dan Gay. E benvenuti alla piscina dell'Olimpial. Grandi tuffi in campo e grande recupero proprio da parte della Virtus. La palla era persa, poi grande recupero della Forte Tudici, perché la gente si... Guarda Dan Gay che fa questo sforzo qui con Frosini, nessuno chiede scuse. Intanto cambio per Scansi, esce Karnišovas zoppicando e va in campo Claudio Piluzzi, giocatore molto esperto. Finora 4 su 15, 27 solamente per 100 dal campo per la Team System. Questa palla è della Kinder. Kinder che sta viaggiando con l'89% dal campo, un solo errore su 9 tentativi. È chiaro a questo punto come si possa arrivare al 18-9, mentre c'è il riposo per Antoine Rigodò. Danilovic sulle rimesse, tira sempre, altro schiaffetto alla retina per Sasha Danilovic, 20-9 più 11 Kinder. Devastante Danilovic, dopo quel primissimo sbaglio si sono sciolti quelli della Virtus e stanno facendo il canestro come vogliono. Fucca fronteggia contro Nesterovic, prende un tiro, lo sbaglia, vola a rimbalzo Ugo Sconocchini, il Condor, come vuole essere chiamato, e non il Gaucho, perché lui dice: io sono un argentino di città, non di campagna. Piluzzi schierato contro Danilovic come arma tattica, pronto a entrare Damiao. Intanto per la Team System Sconocchini, per Danilovic, ribaltamento nelle mani di Sandro Abbio, può scegliere il lato d'uscita. Danilovic esce ancora, adesso comincia a chiamarsi addosso due giocatori, gran stoppata intanto di Jaric su Sconocchini, ma qui dovrebbe esserci probabilmente il riciclo del cronometro dei 30 secondi per la Kinder, mentre la Team System sostituisce Gregor Fucca con Marcelo Damiao e Messina pesca dalla sua panchina, mettendo in campo non Augusto Binelli ma Dan O'Sullivan per dare un po' di respiro a Rasha Nesterovic. La grande mossa Scansic, perché Fucca non è entrato in partita e stanno perdendo alla grande sui rimbalzi. La Virtus controlla ogni rimbalzo difensivo. 39 secondi alla metà del primo tempo, Sconocchini rimette in campo per Ale Frosini, Jaric contro Sconocchini a mettere molta pressione. Effettivamente il cronometro di 30 secondi è stato riciclato, Jaric comincia a far sentire veramente tutta la pressione che quelle gambe meravigliose gli consentono di mettere sulla palla, in questo caso su Ugo Sconocchini, che probabilmente deve limitarsi a fare cose semplici soprattutto all'inizio dell'azione. Eccolo qui giocare praticamente da playmaker, gli altri esterni sono Abbio e Danilovic. Esce Abbio, non esita e va a bersaglio da tre Sandro Ticchio Abbio. È una partita così importante, Flavio, io non ho mai visto una squadra iniziare così nel tiro, che è devastante nel tiro la Virtus. E aggiungerei anche che non ho mai visto una squadra tra un sabato e un martedì cambiare pelle in questa maniera. La squadra di Varese orribile, questa quasi perfetta, il fischio di Rams ed è un fallo in attacco per il numero 11, ovvero sia per Dan Gay. 10 minuti 4 secondi al termine, la Kinder concede 9 punti e il 25% agli avversari. Stanno giocando di, ma soprattutto Flavio, rimbalzo, ogni rimbalzo è dalla Virtus. Il palleggio di Sandro Abbio ancora contro Carlton Myers, il blocco di Frosini, il fade, l'uscita in allontanamento per Danilovic, ancora 15 secondi a disposizione della Kinder, pasticcia Danilovic, poi pasticcia Damiao, probabile l'infrazione di passi, si va per la palla 2, ha già fischiato Betancourt, ha già fischiato, ha il braccio alzato con il pugno, mentre sulla panchina della Team System si sono alzati un po' in troppi. Qui però onestamente io avrei fischiato prima passi di Damiao strisciando con il corpo a terra. Quest'anno è stato chiaramente detto dalla FIBA che chi striscia o rotola o rotola, e lui ha fatto sia uno che l'altro, un piccolo viaggio di Marcelo, ok, e però è uscito bene, lui ha protetto la, ha fatto un grande intervento lui. Intanto in panchina Danilovic, 8 punti, 2 assist, 2 rimbalzi, gestendo benissimo i due falli. Veramente una grandissima cosa quella che finora ha fatto un Sasha Danilovic, che non è al meglio a dir poco e che ha anche altri pensieri di questi tempi.
come ha detto nella vigilia di questa partita Scanzi, sta parlando molto con i suoi giocatori in panchina, soprattutto con Fučka e Karnišovas, quelli che secondo lui evidentemente finora non hanno dato abbastanza, non hanno dato quello che era lecito aspettarsi. Jaric contro Sconocchini, il duello si rivede anche dall'altra parte, specularmente Piluti contro Rigodolo, scarico per Jaric da dietro, il fallo di Sconocchini, segna Jaric e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, time out Messina. Ma time out Messina, e anche Flavio, non è stato neanche partito in muro vero, spray del quintetto base 0. E direi grandissimo impatto proprio di Marko Jaric, l'uomo decisivo a Madrid, l'uomo decisivo con quel tiro a 34 secondi dalla fine ad Atene, l'uomo più fresco in assoluto in questo momento per quello che riguarda la Team System. Ma lui mi piace il doppio del Muno Merovic, a meno di quello che ho visto io, e tutti parlano di lui come il nuovo Danilovic, e a vedere lui così giovane, bravo, c'è da crederci. E dall'altra parte due parole per Rašo Nesterović, ormai non è più un esordiente, è un grande giocatore. Anche tre parole, Flavio, perché è veramente il giocatore di grandissimo impatto. Giocatore di impatto, e qui lo vediamo l'impatto di Nesterović, passo d'incrocio, tutti i movimenti eseguiti contro Gregor Fučka, che è 2,15 m e che salta molto, e qui guardate come si intenda in maniera telepatica col signor Saša Danilović. Esatto, tre semiganci, Flavio, da manuale, e tre canestri, e lui ha distrutto all'inizio Fučka. 23-11 il punteggio, 9-21 al termine del primo tempo, Kinder in vantaggio dopo il time out, dietro Colnago. Ettore Messina prima ha parlato con Danilović, ha chiesto come stava, Danilović ha detto sto bene, posso entrare, lui ha detto aspetta ancora un minuto, ha cambiato la marcatura su Jaric, ci sarà Abbio. In Lunetta con il tiro libero supplementare, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo e prende una bella palla importante Dan O'Sullivan, e il lavoro a rimbalzo secondo me è quello che sta facendo davvero molta differenza. 9-4 finora il vantaggio per la Kinder, che non sta concedendo seconde chance a una squadra che tira male e quindi è destinata a perdere ulteriore fiducia se non riesce a controllare il rimbalzo d'attacco. Sconocchini contro Jaric, mantiene vivo il palleggio, 10 secondi per andare al tiro a disposizione di Ugo, che va via molto bene, linea di fondo, l'aiuto di Gay, lo scarico per il tiro di Frosini, sbagliato, O'Sullivan tocca ma controlla Marcelo Damiao, che a sua volta lavora molto molto bene. Quintetto adesso senza Danilović e senza Nesterović per Ettore Messina, ma Nesterović è pronto a rientrare, palleggio di Carton Myers, chiuso si va da Damiao, poi Marko Jaric contro Sandro Abbio, faccia a faccia di Sconocchini con Myers, il blocco ottimo di Dangay, ancora Myers, Frosini esita per un attimo e Myers lo punisce immediatamente. Un piccolo parziale qui per la Fortitudo, che è stata in grave difficoltà, ha un po' riaperto la situazione con una buona reazione e buoni cambi di Piero Scanzi. E dalla sede del cambio Nesterović ha detto a Frosini, in quella situazione vai a impedire il tiro, esita Sconocchini, non vuole esagerare con questo tiro, va dentro Rigodò nel traffico, sbaglia, tocca Abbio, poi controlla Dangay e si affida proprio a Carton Myers. Possesso importante per la Team System, pick and roll in transizione tra Myers e Gay, Myers molto bravo, stavolta Frosini lo chiude, l'aiuto di O'Sullivan, poi però al rimbalzo d'attacco si butta molto bene Marcelo Damiao, e questo rimbalzo di Damiao è frutto del lavoro di Myers, che praticamente si è chiamato addosso tre giocatori. Esattamente, e anche Scanzi ha avuto il fiuto, mette dentro Damiao, anche Messina con Sullivan, O'Sullivan che veramente ha pigliato un bel rimbalzo, toccato il rimbalzo lì e quasi questo. E O'Sullivan, che come ha dimostrato il replay ha indubitabilmente commesso fallo, va a rimanere sul terreno di gioco anche se rientra Nesterović. Riposo per Ale Frosini. Damiao normalmente non è un grande tiratore di liberi, ma quest'anno nei derby, e ne ha giocati tra campionato Supercoppa ed Eurolega 5, quindi tutti e 5, ha un 12 su 15, si conferma tiratore di liberi da derby nella prima occasione, non nella seconda. Meno 9 per la Tensisa, che deve avere fiducia, tira col 32% contro il 71% degli altri. 5-0 questa parziale. Ultimi 8 minuti del primo tempo, il blocco di Nesterović, Rigodò in post basso per Nesterović, che poi fronteggia contro Dangay, riprende il post basso, va al centro dell'area, vede O'Sullivan, ma la palla schizza nelle mani di Ugo Sconocchini. Bravi gli altri a mettersi in movimento, perché chiaramente marchi più Nesterović che O'Sullivan con tanto rispetto. Uno ha mollato Sconocchini per aiutare, Sconocchini tempestivo e opportunista ha colto l'occasione.
Sconocchini che adesso lavora faccia a faccia contro Carton Myers, Rigodò, ottima difesa, poi Damiano lungo la linea di fondo, in pressione di passi, dice Betancourt, tutto parte dal contenimento del palleggio e qui Rigodò è stato eccellente nel tenere due palleggi. Ma anche Marcelo non è un giocatore da fare un'entrata per linea di fondo, Flavio, non è il suo gioco, è l'ultimo giocatore a fare quello lì e lui e l'ha cercato di fare. 7 minuti e 5 secondi da giocare per chiudere il primo tempo, 14 Team System, 25 Kinder, pronto a entrare Andrew Betts, continua a cercare risorse dalla sua panchina, però scansi O'Sullivan, mette nelle mani di Sconocchini, taglio lungo la linea di fondo di Nesterovic, altro semigancio e altro gioiello di Rascio Nesterovic. Non sbaglia partita mai e oggi non sbaglia mai tiro, Flavio, è devastante Rascio. Adesso va a aiutare Sconocchini contro Myers che fa una cosa straordinaria andando all'ottavo, anzi forse al 16° piano per solamente il 7° canestro dal campo della Team System. Esatto, e tirano in controtempo alla Michael Jordan, ha fatto un canestro importantissimo per la fortitudine. Anche perché manda, come dicevamo, un messaggio ai compagni, è tornato Danilovic, ecco la sua uscita da blocco contro Piluti, lo attacca, va sulla linea di fondo, ributta nelle mani di Carton Myers che salta Sconocchini, va fino in fondo per schiacciare, ancora straordinario Carton Myers, 4 punti in fila che iniziano la rimonta, meno 9 Team System, mamma mia, Carton Myers. Nato dalla difesa questo canestro, Flavio, molto bene, è quasi un fallo di Sconocchini. Ed è la seconda volta che Danilovic va lungo la linea di fondo e non trova l'angolo per lo scarico dopo la penetrazione. Ancora il giocatore jugoslavo a lavorare contro Piluti, gli riconsegna la palla a Nesterovic. Danilovic 1 contro 1, 7 secondi per tirare nel traffico, c'è contatto, non c'è fallo, protesta Danilovic, Piluti a tutta velocità dall'altra parte, arriva fino in fondo e va a mettere 2 punti fondamentali. Torna in partita la Team System e torna in partita il pubblico Team System. Grande impatto di Piluti che sta uno marcando Danilovic, due recuperando il pallone e tre ha segnato il canestro. Molto bravo. Ma sottolineiamo 11 punti di Carton Myers e poi nessun altro giocatore Team System finora è andato oltre i 2 punti. Mentre Nesterovic continua a essere veramente un rebus per Pero Scansi. 2 Jaric, 2 Piluti, 1 Damiao, 2 Gay, 2 Karnišovas. 11 Myers che è come Atlante, ha il peso del mondo sulle spalle. Ma la chiave per la fortitudo, Flavio, sarà quando Fucca rientrerà in partita, dovrà giocare pallacanestro. Lui non è all'altezza di Nesterovic oggi, e tutto dipende da Fucca. 2 tiri liberi per Radoslav Nesterovic, giocatore sloveno, giocatore che per la verità si sente soprattutto serbo e che ha anche un passaporto greco prezioso perché gli permette dalla passata stagione di giocare come comunitario in questa Kinder, a modestissimo parere di chi parla, il miglior lungo in assoluto d'Europa, lo sanno bene anche i Minnesota Timberwolves che vogliono fortissimamente averlo nelle proprie fila l'anno prossimo. E adesso Nesterovic mette anche i liberi, il suo tallone d'Achille lo scorso anno ne segna 2 per il 29-20 della Kinder, ultimi 5 minuti del primo tempo, Sconocchini ancora contro Carton Myers, l'ultimo blocco è di Betts, passa bene Sconocchini, il body check mancato da Nesterovic, poi l'uno contro uno di Jaric, il fischio di Rams che annulla, fischio abbondantemente precedente rispetto al canestro, proteste anche di Messina, ovviamente protestano tutti. Fino a questo punto solamente 5 falli di squadra per la Team System che deve crescere di intensità. Guarda, Flavio, nota una cosa, per la Team System, per dire quanto non sono entrati in partita il quintetto base, Myers è l'unico titolare in campo, 4 cambi più Myers hanno fatto questa mini rimonta della fortitudo. Marco Jaric in lunetta, giocatore che come diciamo proviene dal Peristeri di Atene, anche lui jugoslavo, anche lui con prezioso passaporto greco, il sogno proibito dopo le grandi esibizioni agli europei under 22 in Sicilia di mezza Europa, il Benetton praticamente aveva già in mano il contratto, poi è arrivata la Team System, ha rilanciato e ha messo le mani su questo giocatore importantissimo che ora sporca il palleggio di Antoine Rigodò. È giocatore che ha presenza, che ha impatto e soprattutto un giocatore nuovo come Nesterovic l'anno scorso. Esatto, e braccio lungo, Flavio, proprio grande apertura di braccia e mani velocissime e braccia velocissime, grande difensore e muove anche bene i piedi. Avete visto come abbia preso il tempo al palleggio di Antoine Rigodò, Nesterovic per Sconocchini che attacca Myers nel traffico, perde il pallone, ancora gran difesa per la Team System, Piluti in transizione per Jaric che non esita, il tiro da tre gli esce, rimbalzo lungo
per Ugo Sconocchini, controtransizione della Kinder, per un attimo c'era superiorità numerica, non spinge a fondo Sconocchini, Rigodò dentro per Nesterovic, uno contro uno di Nesterovic su Andrew Betts, sente di poterlo portare al centro dell'area, scarica verso Frosini, molto bravo Jaric, e adesso la difesa della Team System è cresciuta di intensità e soprattutto comincia a lavorare in 5, che è quello che ha chiesto Scanzi. Lui ha detto: siamo più forti uno contro uno, dobbiamo essere più forti in difesa 5 contro 5. Well, time out qui in campo per Scanzi, e veramente è rientrato un po' la fortitudine, non del tutto. 4 minuti 11 secondi al termine del primo tempo, 29 Kinder, 22 Team System, una Kinder che sta giocando un basket stellare, 71% dal campo, con 10 su 15 da 2 e 2 tiri da 3, ambedue a bersaglio, senza forzare quasi mai. Dall'altra parte la Team System, come detto, è appoggiata in tutte le maniere possibili sulle spalle del signor Carlton Myers, e Carlton Myers ha fatto questi 11 punti forzando veramente niente. Ha forzato un tiro in controtempo, diciamo, Flavio, però è il suo tiro, quindi non dico neanche questo. Carlton bravissimo, grande, come dicono in America, portaerei, proprio grande lui oggi. Qui intanto abbiamo rivisto un paio di esecuzioni d'attacco della Kinder, che non solo sta attaccando bene ma sta anche tirando bene, cosa che non è facile in partite del genere. E poi ancora una volta l'impatto di Marko Jaric, attacco e difesa, due lati del campo, rimessa dalla linea di fondo di Sconocchini per Frosini, vorrebbe la palla Ugo, non la riceve, la mette per terra Antoine Rigodò, che vuole lavorare in pick and roll con Nesterovic, lo attacca immediatamente, sbaglia poi il tiro Rigodò, Betts lotta a rimbalzo con Frosini, che spende un fallo non particolarmente intelligente, cosa che Ettore Messina gli fa notare immediatamente. Parliamo ovviamente di intelligenza cestistica. In questa situazione probabilmente, una volta perso il rimbalzo, era meglio lasciar perdere. Assolutamente, però Flavio, dall'altra parte, chissà di Betts nei tiri liberi, ok? Non è un giocatore di grande tecnica, vediamo lui sotto questa pressione asfissiante. 58,3% in Eurolega per Andrew Betts, giocatore di passaporto inglese, che va a bersaglio con la prima delle due conclusioni, viaggia col 59% anche in campionato italiano. Andrew Betts, che è comunque cestisticamente di scuola statunitense, avendo giocato la passata stagione e anche prima ancora nella NCAA, le cose migliori le ha fatte con la maglia di Long Beach State. I suoi due liberi a bersaglio riportano a meno 5, totalmente in partita la squadra di Myers, che ora viene attaccato da Sconocchini. Non c'è fallo, dice l'arbitro, però c'era un contatto che secondo me andava in un senso sanzionato. Danilovic con spazio, gli esce, si lotta a rimbalzo e Betts controlla, affida a Carlton Myers, ancora la Team System in transizione, adesso ha preso in mano il controllo del ritmo, e poi Rams pesca in fallo Antoine Rigodò, pronto Messina a chiamare sulla sedia del cambio Sandro Abbio per cercare di cambiare l'inerzia della partita. Terzo fallo di Antoine Rigodò. Sì, e Flavio, io veramente, una partita così stressante, a vedere quattro panchinare venire in campo e rimontare questa partita come ha fatto questo ragazzo del Fortitude, io non ho mai visto, tu nella, mai nella vita, bravissimi. Soprattutto giocatori come Andrew Betts, come Claudio Pilutti, che quest'anno hanno assaggiato veramente la panchina. Pilutti fuori dai 10 a un certo momento con l'arrivo di Vini del Negro. Andrew Betts, che era sepolto nella rotazione dei lunghi, perché non scordiamoci che questa squadra aveva iniziato con Roberto Chiacig come centro titolare. Esatto, veramente questi sono tutti bravissimi. E Myers è più bravo di tutti, fa 26 a 29 la lunetta per la Team System. Abbio in palleggio, palleggio che gli viene ancora una volta sporcato da Marko Jaric. 3 minuti e 25 secondi importantissimi da giocare per chiudere questo primo tempo. Comunque sia, Ettore Messina sapeva benissimo, come sa Scanzi, che queste non sono partite che vinci di 20 o 25 punti, se non in circostanze davvero irripetibili. Danilovic per Nesterovic, fronteggia contro Betts, lo porta ancora al centro dell'area, questa volta il fischio di Rams, il metro arbitrale, lo abbiamo detto all'inizio, sarà decisivo. Questa volta Rams ritiene falloso il contatto di Andrew Betts, Nesterovic lo aveva mandato a vuoto in maniera splendida. Esatto, è solamente il sesto fallo di squadra, quindi fallo leggermente tattico, proprio che annullo un semigancio, diciamo, di possibile di Nesterovic. Nell'angolo Sandro Abbio mette palla per terra contro Jaric, c'è ancora Abbio in difficoltà, l'aiuto di Myers che va vicino al furto del pallone, sì, ma va ancora più vicino al fallo,
comunque la Team System in aiuto sul palleggiatore veramente con grande puntualità dall'inizio della partita. Rivediamo. Esatto, e Myers qui ha avuto un grande fiuto, non è stato, perché qui gira la spalla a Abbio e si espone questo qui, e Carlton con grande fiuto tenta di spendere il fallo, settimo della squadra. Danilovic nel traffico, forza e sbaglia, tocca Frosini, tiene vivo il pallone che è della Kinder. Importantissima giocata da parte di Ale Frosini, che statisticamente forse non avrà fatto grandi cose, ma secondo me è il giocatore che più fa la differenza rispetto al suo valore normale. Esatto, lui deve fare, e questo è stato un errore madonnale di Damiao, che doveva strappare quella palla che poteva prendere lui. Sconocchini fino in fondo senza paura, subisce il contatto e anche il fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi Ugo Sconocchini, e Sconocchini è il giocatore che deve prendere questo tipo di iniziative, il suo uno contro uno, in quanto uno contro uno non è arrestabile, quegli aiuti sì, ma uno contro uno anche Myers fa fatica. Guarda, Scanzi arrabbiato con Damiao, che sa che questa è colpa sua se Sconocchini sta qui a battere due, che doveva strappare, poteva benissimo prenderlo, ha fatto l'arbitro Damiao. Ugo Sconocchini, che lo scorso anno fu assolutamente decisivo a Barcellona dal punto di vista tattico nelle due vittorie contro Partizan e AEK, che regalarono la prima edizione di Eurolega, una volta Coppa dei Campioni, alla Virtus Kinder, segna il secondo tiro libero, 30-26 il punteggio. Jaric contro Abbio, passa sopra sul blocco Sconocchini, tagliando contro Carlton Myers, l'aiuto di Frosini, Myers ancora lavora contro Sconocchini, c'è il contatto, dice Betancor, e c'è anche il fallo per il giocatore argentino con passaporto italiano. Proteste di Messina ma molto contenute, andiamo a rivedere, direi onesto ma fallo. Oh, c'era un fallo ovviamente, anche forse uno prima non fischiato, l'arbitro ha lasciato perdere prima, fischiato il secondo, e Carlton avrà due tiri liberi. Ma non dimenticare, Flavio, che anche adesso c'è bonus da una parte e anche dall'altra, che in fortitudo ha speso tutti i suoi. Carlton Myers, giocatore barometro da sempre per la Team System, molto stanco direi, come sempre quando comincia ad appoggiarsi sulle gambe, anche perché, lo ripetiamo, ha fatto veramente di tutto in questo primo tempo e lo ha fatto con grande classe, dimostrando di essere cresciuto dal punto di vista della lettura della partita. Segna il secondo tiro libero, riporta a un possesso di distanza, meno tre, la sua formazione a ridosso degli ultimi due minuti del primo tempo. Sconocchini chiude il palleggio contro Myers, va da Sandro Abbio, Abbio al centro dell'area in acrobazia, ributta fuori per Nesterovic, rischiando ultimi 10 secondi dell'azione per Sconocchini contro Myers con due falli, lo attacca Sconocchini, subisce ancora il fallo in aiuto da parte di Marco Jaric. La Team System deve sia aiutare ma non farsi ingolosire, aiutare non vuol dire sempre rubare. Bravo Flavio, hai detto una cosa, mai allungare la mano per rubare perché perde l'equilibrio. Ultimo fallo di Carlton Myers, questo fallo di Jaric, lavora a difesa con i piedi non con le mani. Pronto a tornare intanto Arturas Karnišovas, mentre Scansi dimostra di essere un allenatore che si fa condurre molto dal suo istinto. Ha messo in panchina Mulomerovic, Karnišovas e Fučka, ovvero sia i tre giocatori più importanti assieme a Myers della sua squadra, e lì li ha lasciati perché questo quintetto sta producendo. La Team System però può rimettere i titolari in una situazione ben diversa e quindi direi con migliori condizioni di freschezza rispetto agli avversari. Myers forza questa volta il tiro che balla lungo sul ferro, poi si tuffa Frosini, vuole la palla a due, Damiao non la trova, Nesterovic controlla e poi si affida a Sandro Abbio che attacca Jaric, c'è contatto e non c'è fallo, Frosini a rimorchio, gran palla di Abbio, gran sprint da parte di Ale Frosini che andrà in lunetta per due tiri liberi. Hai detto tutto Flavio, Frosini che non è esattamente Carl Lewis, non importa, ha corso lui ed è stato premiato da un compagno, bravissimo anche Sconocchini a riconoscere lo sforzo di Alex Frosini. Dicevamo, Frosini un ex, partita specialissima per lui, e Scansi ha visto il segnale che abbiamo visto anche noi, ovvero sia Carlton Myers stanchissimo ha riportato la squadra in partita e adesso gli dà un attimo di respiro rimandando sul terreno di gioco Arturas Karnišovas. Vediamo Karnišovas se rende questa volta, perché finora zero, Fučka zero, Mulomerovic zero come rendimento, ok? Frosini che non è un grande tiratore di liberi, sbaglia il primo e come spessissimo gli succede, se sbaglia il primo sbaglia anche il secondo, se segna il primo segna anche il secondo. I tiri liberi sono soprattutto una questione mentale,
spreca una chance importante assieme ai due liberi di Rigaudot. Direi sono i punti un po' che mancano dal tabellone per la Kinder, comunque avanti di 5 lunghezze. Marco Jaric contro Abbio, l'uscita di Denilovic assieme a Pilutti, ancora Karnišovas, il blocco di Damiao, il taglio di Jaric, serie di body check che permette a Abbio di rimanere con l'ex giocatore delle Peristeri. Forza Jaric, sbaglia, bellissimo rimbalzo di Frosini e la Kinder in difesa è davvero molto disciplinata e sta lavorando sulla responsabilità individuale. Ultimo minuto del primo tempo, possesso importantissimo per la formazione allenata da Ettore Messina. Frosini in palleggio, va da Ugo Sconocchini, il taglio di Nesterovic, la ricezione di Abbio che batte Jaric, Jaric da dietro, gli strappa il pallone, recupero per la Team System, Karnišovas contro Sconocchini, azione importantissima di Marco Jaric. E adesso l'ultimo possesso della Team System, comunque non potrà andare fino al termine del primo tempo, discrepanza di circa 11 secondi tra cronometro dei 30 e cronometro della gara. Jaric contro Danilovic, un suo idolo della gioventù, vuole lo sfondamento Sconocchini, non è dello stesso avviso Rams. Karnišovas al centro dell'area, forza morbida, esecuzione, va a bersaglio Karnišovas. Time out per Ettore Messina, 13 secondi, 6 decimi al termine del primo tempo, due azioni fondamentali. Assolutamente, e anche Myers forse rientrerà, ma due azioni senza Myers, un tiro brutto forzato di Alex e questo canestro difficile. Abbiamo detto Myers, Carlton Myers, il grande protagonista di questo primo tempo. Eccole qua le migliori azioni di Carlton Myers, la rabbia, la voglia di vincere, la volontà di reagire al momento di difficoltà che indubbiamente ha attraversato la Team System, ma senza esagerare, senza impazzire in un paio di forzature, e questa schiacciata che ha cambiato proprio la marea, come si dice in americano. Esattamente, ma Myers in questa gara si sta dimostrando uno dei due o tre giocatori più forti d'Europa e forse in questo momento il più forte giocatore insieme a Sasha Danilovic. Quindi grande prestazione sotto grande pressione del Carlton Myers. 14 punti, 4 falli subiti, 2 falli commessi, 2 rimbalzi, un recupero, questo dice il tabellino del signor Carlton Myers, che sta giocando la miglior partita direi come qualità della sua stagione in una squadra che ha grosse difficoltà d'attacco, 10 su 26 per 38%, proprio lui che è il faro, quindi l'oggetto delle attenzioni di tutta la difesa avversaria. È tornato Rigaudot per l'ultimo tiro, Karnišovas attaccato da Sconocchini, calza la parabola e inventa 2 punti, incredibile canestro di Ugo, ultime fasi, Jaric da centro campo in controtempo a bersaglio, incredibile, la beata incoscienza di Marco Jaric. Talento Flavio, talento puro di Marco Jaric e incoscienza giusta di Marco Jaric. E la Team System va negli spogliatoi sotto solamente di 2 lunghezze, 32 a 34, un primo tempo in cui ha rischiato di affondare sotto i colpi di una Kinder che in attacco ha sbagliato una sola volta nei primi 10 possessi. 23 a 9 Flavio era il parziale, più 14 per la Virtus, minacciando, come dicevi tu, a spaccare la partita in mille pezzi. Scazzi con grande fiuto, grande incoscienza giusta, ha messo dentro 4 panchinari, ha rimontato la partita, sensazionale. 34-32 dunque, vantaggio Kinder sulla Team System. Tra poco ancora la Olimpia Halle per il derby di Bologna, semifinale Euro. Sulle sue spalle, come dicono, era come una locomotiva. Attenzione anche ad Antoine Rigaudot che ha 3 falli contro Varese nella partita di semifinale, nella gara 1. Rigaudot ha commesso il quarto con 15 minuti ancora sul cronometro della partita e dalla gara è uscito. Probabilmente memore di quella situazione, Ettore Messina riparte con Abbio e Sconocchini e senza Antoine. E questo è un rischio, comunque grande coraggio, come Scanzi ha avuto coraggio anche Messina, a questi due allenatori che sono assolutamente al vertice d'Europa, grandissime idee chiare e coraggio. Jari c'è in quintetto con Maier, Semula, Omerovic, Karnišovas, evidentemente ha ancora problemi alla caviglia, c'è Betze e non c'è Dan Gay. Karnišovas è in campo ma come numero 4, dove chiaramente dovrebbe pagare un po' di meno i suoi problemi di spostamento laterale. Danilovic prende un buon tiro, lo sbaglia, Jaric e Betze sono soli a rimbalzo, si ostacolano un po' ma controlla proprio il giocatore serbo-greco. Danilovic, Sconocchini, Nesterovic, Frosini e Sandro Abbio, il quintetto scelto da Ettore Messina per ripartire in questo
questo secondo tempo, palla addirittura del potenziale sorpasso nelle mani della Team System, con un gioco da tre punti. Mola Omerovic per Jaric, 10 secondi per andare al tiro. Danilovic contro Jaric, non lo attacca Jaric, Mola Omerovic dovrà forzare qualcosa, va fino in fondo e subisce il fallo. Mola Omerovic, che è un grande penetratore, e si rimette subito in partita. Grande, Scanzi ci ha proprio ingannato tutto, non ha scelto fra loro due, tutti e due in campo, Mola Omerovic e Jaric, e Jaric ha dato il passaggio d'oro a Mola Omerovic, che l'ha sfruttato, due tiri liberi. E adesso prova la mossa di Karnišovas come numero 4, un giocatore che può marcare un lungo e che soprattutto sa mettere in difficoltà un lungo dall'altra parte. Mola Omerovic però in partita evidentemente ancora non è entrato completamente, un giocatore che in questa Eurolega ha il 92,3% ai liberi, che ne sbaglia due, segnale no, tremendo. Lui, io non lo vedo lui bene oggi, assolutamente per niente, niente. E questi due errori eliminano praticamente quelli di Antoine Rigaudot nel primo tempo, perché vengono da giocatori che sbagliano un tiro libero ogni morte di Vescovo. Sconocchini per Frosini, ecco dove Frosini può essere superiore a Karnišovas, in post basso esita Jaric, strappa la palla, poi c'è il fallo di Abbio non visto dagli arbitri, questo è visto, segna Jaric, subisce il fallo e Andrei Lunetta col tiro libero supplementare. Grandissimo Jaric, è stato lui veramente artefice di questi ultimi 10 minuti del primo tempo, e questo qui, grande talento, grande talento. Che spettacolare giocata di Marko Jaric, che è Latsis all'anagrafe secondo il cognome acquisito in Grecia. Sentiamo le condizioni di Arturas Karnišovas dal nostro Pietro Colnago. Qualche problema evidentemente nel collegarci, intanto Rigaudot per Danilovic, Sconocchini contro Damir Mola Omerovic, esce Danilovic, momento di massima difficoltà e la risolve Danilovic da campione, il sorpasso di Jaric, la risposta di Saša Danilovic e poi l'esempio anche con la voce, signori, fotografia di un leader. Ah, lui è veramente un giocatore devastante, sensazionale Saša Danilovic. Karnišovas, su cui adesso lavora addirittura Rašo Nesterović, non abbassa il quintetto Ettore Messina, che non ha Bill Edwards, che sarebbe tanto tanto importante in questo momento. Myers contro Ugo Sconocchini, si isola in palleggio, 4 secondi per tirare, Myers fino in fondo, l'aiuto di Nesterović, la gran difesa di Sconocchini, Nesterović, il recupero per la Kinder, e non oso pensare che mancano 17 minuti e 53 secondi. Guarda, lunga ancora, un solo punto di differenza, brutta azione per Carlton, però ha forzato, aspettato troppo tempo e cercato partite da solo e non proprio coralmente. Roberto Brunamonti sulla panchina della Kinder, anche lui in piedi come Santi Puglisi dall'altra, per i dirigenti e in generale per tutti i componenti dello staff è una sofferenza essere fuori a guardare questa partita, che fa soffrire ma fa anche godere chi ama veramente questo sport. Nesterović contro Beth, l'uscita di Danilovic perso da Mola Omerovic, c'è il contatto, non il fallo, l'ultimo a toccare è Frosini, questa volta Danilovic aveva lavorato ancora molto molto bene, ha sbagliato un tiro ben più facile del precedente. Sì, lui, se non tira quello lui ha sbagliato, punto e basta. Importante questa palla per la fortitudine. È tornato a Tuari Godone, Sterovic in difficoltà contro Karnišovas, perso Jaric che sbaglia e non di poco. Nesterović, qui viene affidata una palla incredibile ma lui la controlla e poi Danilovic va da Sconocchini che segna in rovesciata, subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Messina furioso con Rigaudot che ha passato una palla a Nesterović, e Nesterović non ha fatto passi davvero. Ma veramente incredibile, perché sembravano passi di Nesterović, alla grande, però la Virtus è stato tempestivo e opportunista in questa occasione punendo l'errore. E l'urlo di Nesterović, che ricorda un urlo analogo in occasione delle Final Four dello scorso anno, sbaglia Sconocchini, il tiro libero supplementare, più 3 per la Kinder, 3 minuti giocati in un secondo tempo, se possibile ancora più bello, ancora più emozionante ed appassionante del primo. Blocco di Beth, uscita di Carlton Myers, ultimi 15 secondi dell'azione in arrivo, Myers va da Mola Omerovic, sale Jaric che lavora contro Predrag Danilovic e non può non sentire un po' almeno il carisma dell'altro numero 5, finisce con un cambio, Danilovic va su Mola Omerovic, Myers vede bene Karnišovas, ma Sconocchini tocca e recupera
e dalla panchina si alza il suo grande amico Claudio Crippa per sostenerlo. Rigaudot penetra e scarica per Frosini, ancora Antoine Rigaudot in controllo, il taglio flash da parte di Danilovic trattenuto da Mulaumerovic a suo dire. Betancourt dice a tutti e due di fare silenzio, ancora Sconocchini in palleggio sul blocco di Nesterovic, 10 secondi per tirare, esce Danilovic, prende il tiro da tre, c'è contatto e non fallo, gli esce, molto molto consistente l'arbitraggio che è eccellente finora secondo me da parte di Betancourt e Rams. Myers isolato in palleggio contro Ugo Sconocchini, Sconocchini vuole la palla e Mal gliene incoglie, Myers attacca Frosini ma mette nelle mani di Antoine Rigaudot, si chiude a riccio la difesa della Kinder, Rigaudot tiene palla contro Jaric che spende un fallo molto molto duro, vorrebbe l'antisportivo Ettore Messina. La Kinder risale in difesa nel momento della massima difficoltà. Ma anche Flavio, tre palle perse in fila di Carlton Myers, ok? Non sta giocando bene Carlton per nulla. Infatti forse esce adesso perché sta forzando troppe azioni. E qui ci voleva sicuramente più lettura da parte di Myers, che doveva sì attaccare Sconocchini, è andato a cercare la palla ma non necessariamente fino a sotto al canestro. No, io voglio anche non togliere nulla dalla difesa della Virtus, ma Carlton ha forzato tre azioni senza dubbio. E Rigaudot va a bersaglio col primo dei due tiri liberi, Rigaudot che non ha voluto rischiare, probabilmente questo 2 contro 1 poteva essere finalizzato con un passaggio, ha voluto tenere la palla, ha subito il fallo da parte di Marco Jaric, mette freddamente dalla lunetta i due tiri liberi che ridanno un minimo di vantaggio alla Kinder, 40-35, ma con un'eternità ancora da giocare. Ecco Gregor Fucka, importantissimo il suo secondo tempo, affida il pallone ad Amir Mulaumerovic, uscita in allontanamento di Karnišovas, non riceve, è marcato da Ugo Sconocchini nel quintetto della Kinder che rimane con i due lunghi. Fucka, forza, sbaglia, rimbalzo di Frosini, a terra Fucka e Sconocchini in una partita di crudele intensità e in generale di crudeltà, perché una di queste due squadre, secondo me le due migliori d'Europa, dovrà lasciare il passo per la finale. Frosini ribalta per Rigaudot che attacca Mulaumerovic, attenzione, fallo in attacco, fallo in attacco, dice Betancourt, la stessa situazione di Varese, quarto fallo di Antoine, 15 minuti abbondanti al termine e tocca a Claudio Crippa. Claudio Crippa, grande momento per lui, era un momento estremamente importante e ha fatto sfondamento perché si è appoggiato alla spalla e è caduto senza equilibrio, quindi comunque non vede bene Mulaumerovic. Flavio, io voglio fare vice allenatore di Scanzi, dico, però mette Piluti. Betz, Mulaumerovic, Karnišovas, Fucka e Jaric nel quintetto di Scanzi, Crippa contro Mulaumerovic, Sconocchini, Danilovic, Frosini e Nesterovic per Ettore Messina, Jaric non forza il tiro, va dentro da Andrew Betz, gran movimento di Betz che poi si mangia il canestro, Frosini tocca, cerca di controllare, lo fa in tuffo splendidamente e si affida a Ugo Sconocchini, non cerca i pick and roll in transizione, prova a attaccare Karnišovas ma nel traffico e riaffida a Claudio Crippa che entra nell'attacco alla difesa schierata, blocco di Claudio Crippa per Nesterovic, esce Crippa, poi gran palla dentro per Nesterovic che col contatto segna comunque, ottima giocata per la Kinder, più 7 Virtus, Dengay pronto a tornare perché Scanzi ha visto l'errore di un Andrew Betz non abituato evidentemente a questi climi di battaglia. L'NCAA è una cosa, la Final Four di Eurolega è un'altra, alza la parabola Jaric, forte sbaglia ed è Crippa a toccare al rimbalzo di difesa, attenzione a Claudio Crippa rimbalzista che va ben oltre il suo fisico. Direi, ma Scanzi deve rimettere Carlton Myers assolutamente perché non c'è nessuno con il suo talento offensivo in campo per la fortitudo. Crippa vuole Nesterovic a tutti i costi contro Andrew Betz, Nesterovic vuole il centro dell'area, Betz lo stoppa, tocca Frosini ma controlla Fucka, gran difesa dell'inglese da Ashby, Mulaumerovic già dall'altra parte, rientra bene la difesa della Kinder, ha bisogno di un canestro adesso la Team System in qualche maniera, in una qualsiasi maniera, Mulaumerovic attacca Crippa che spende il fallo e questo chiaramente è un mismatch, Claudio non ha le gambe per stare con Damir Mulaumerovic. No, assolutamente no, era speso il fallo anche bene, quindi Dengay andrà dentro, c'è anche un time out in campo chiamato da Pero Scanzi. Non scordiamoci che Pero Scanzi ha scelto di far raffreddare in qualche maniera un Carlton Myers che con un paio di forzature rischiava di andare fuori partita e dentro la partita invece c'è andato Ugo Sconocchini. Well, Ugo Sconocchini è un giocatore proprio, eccolo qua, vediamo.
conoscono Chini, giocatore che fa del fisico il proprio asso nella manica. Se riesce a lanciarsi si mette in partita, e se si mette in partita in difesa poi diventa uno che ti fa urlare dalla gioia se sei sulla tua panchina. Lui sposa mentalità, atleticismo e talento tecnico, che perché non è un giocatore di classe, è un talento come Jaric, cioè, capito? L'avete, ce l'ha, è innato lui, è un talento fantastico. Qui il quarto fallo, ottima decisione degli arbitri, effettivamente sfondamento per Antoine Rigaudeau, e poi l'altra grande chiave di questa partita, ovvero sia il signor Rashan Nesterovic, che al centro dell'area sta veramente facendo la differenza, e la sta facendo anche in attacco. Forse non la fa proprio sempre, ma questi 12 punti in una gara ovviamente a punteggio abbastanza basso pesano in maniera notevole. Karnišovas ancora sporcato da Skonokini, il suo passaggio va dentro da Fučka, passi contro Nesterovic, straordinaria difesa di Rashan Nesterovic. Dopo il time out, Pietro Colnago. Se l'ha avuta soprattutto con Fučka, gli ha detto abbiamo bisogno di decisioni precise, non indecisioni, soprattutto in attacco, e in difesa lavoriamo per tagliare fuori i lunghi avversari, perché ci stanno facendo un sacco di canestri dentro nell'area. Nesterovic grandissimo protagonista, e adesso Scansi sceglie la zona per la Team System, va subito nel buco della zona Frosini, poi Kripa per Skonokini. Questo è un quintetto che non ha tantissimo tiro da fuori puro, Kripa spesso lavora per i compagni, e qui e trova Frosini con una palla straordinaria, e Frosini è bravo ad andare nel buco, è la chiave dell'attacco alla zona di Ettore Messina, che peraltro vede zona e pensa ad Augusto Binelli. Esatto, qui proprio bellissimo tiro di Alex Frosini proprio nel cuore della zona dove deve attaccare, e Myers deve tornare a questa partita, sfuggirà dalla mano di Piero Scansi. Kripa contro Mulaomerovic, tiene due palleggi, ancora tiene, poi va per rubare la palla, addirittura il fischio di Betancor. Kripa che dice ho preso la palla, forse ha preso anche un po' di braccio di Mulaomerovic. Messina protesta con Betancor non inquadrato. Qui vediamo la fase finale dell'azione, difficile giudicare, comunque sia direi che la decisione è quella di non dare due tiri liberi, se non vado errato, a Mulaomerovic. Infatti così è, fuori Nesterovic, dentro Binelli per un riposo e per attaccare la zona con un altro uomo pericolosissimo dal post. Augusto sa ricevere e passare dentro la zona, mani d'oro Augusto, non è un grande talento offensivo più, ma lui ha le mani veramente d'oro. Fučka per Dangei, poi Jaric contro Saša Danilović, ultimi 12 minuti e mezzo già cominciati. Danilović sempre contro Jaric, Karnišovas che lavora contro Skonokini, buona circolazione per la Team System, si ferma nelle mani di Jaric, ultimi 15 secondi dell'azione, Jaric dentro contro Danilović, ottima difesa da parte di Saša, Karnišovas sforzato e sbagliato, Fučka prende la palla, Frosini lo stop e poi arriva Binelli a trattenere il pallone. Momento di difficoltà per la Team System, e ogni azione ovviamente fa crescere la fiducia della formazione campione in carica, che ha ancora questa zona da affrontare. Ecco Binelli dal post alto, Danilović per Frosini che si muove lungo la linea di fondo, Kripa per Ugo Skonokini che prova ad attaccare Gregor Fučka, vede bene Binelli, Binelli fuori per Kripa da tre, Claudio Kripa da tre, Claudio Kripa! E vanno a più 12 Flavio con meno di 12 minuti da giocare, e Scansi cambierà difesa senz'altro, e ecco Carl Meyer. Tutti in piedi ovviamente i tifosi della Kinder, partita assolutamente non finita, la Team System non deve perdere la testa ma guardare il cronometro che dice oltre 11 minuti da giocare. Jaric, l'ottimo aiuto di Binelli che poi recupera, Danilović in difesa sta andando oltre i suoi limiti, altro brutto tiro di Jaric che adesso sta forzando 2 contro 2, Danilović vuole tenere la palla, Kripa ovviamente non si avventura nella zona del suo grande amico Dangei e vuole lavorare con questo possesso di palla. 2-3 azioni di difesa di Danilović che ha mandato un messaggio a Jaric molto chiaro, Skonokini non azzarda il tiro, Kripa per Augusto Binelli, Skonokini questa volta non può esimersi, c'è il contatto, non c'è il fallo, poi Gay va a rimbalzo, la palla è della Kinder, tenuta viva da Augusto Binelli. È un discorso di mentalità in questo momento, la Team System ha bisogno di una scossa, la può dare solo il capitano, il numero 10. Ah sì, infatti fuori per tanto tempo avrei qualche dubbio, adesso anche Damiao avrebbe potuto, comunque non vedo bene a questo livello assolutamente Fučka o Mulaomerovic, non li vedo bene.
La rimessa difficile effettuata per Augusto Binelli, 40 secondi al doppiaggio della boa di tre quarti partita, Crippa in palleggio ancora contro la zona della Team System che cerca di adeguarsi allo schieramento offensivo degli avversari. Sconocchini bene schiacciato per terra per Frosini, ancora Sconocchini, batte Jaric che da dietro prova a rimontare, e anche qui Jaric è bravissimo a fare queste cose, però non può pretendere di rubare una palla per possesso, non ogni azione, e quindi lui ha, ecco, Fucke esce, veniamo anche chi esce qui, Dende esce, Karnišov, non hanno giocato bene, loro sono arrabbiati magari con Scanzi, ma non hanno nessun, non possono aprire bocca, Scanzi ha tolto chi non rende, poi Jaric esce adesso, ma lui è l'unico che ha fatto qualcosa. E dall'altra parte Ettore Messina dà un riposo a Frosini, lascia Binelli e mette Rascio Nesterovic, blocco di Nesterovic, uscita in allontanamento di Danilovic, aiuto e recupero di Betz, ancora palla per Nesterovic, c'è Pilutti subito a lavorare su Sasha Danilovic, il ritorno alla difesa individuale per la Team System, Danilovic praticamente da centrocampo, non trova neanche il ferro e Binelli da sotto, si mangia un canestro che sarebbe stato fondamentale, davvero fondamentale, se segna qui la Team System ci scommetterei cambia di nuovo l'inerzia della gara. Pinelli in difesa contro Damiao, 12 lunghezze di vantaggio per i campioni d'Italia in carica. Vlahomerović contro Claudio Crippa, l'uscita di Pilutti, schiaccia per terra per Damiao, si butta Danilovic e non ha paura di sporcarsi le mani, lascia 7 secondi a disposizione della Team System per chiudere questa azione d'attacco contro una difesa straordinaria da 5 o 6 minuti a questa parte, anche se non ha il miglior personale possibile in campo. Vlahomerović in difficoltà, dovrà forzare assolutamente, trova un assist per Betz, pazzi e passi di Betz, ma è fallo, dice Betancourt in precedenza. Non so se essere d'accordo, mi piacerebbe rivedere, sicuramente c'è stato contatto, andiamo a rivedere, il perno di Betz sinistro. È sinistro, lo muove secondo me prima del contatto, ma Betancourt era più vicino. Anche qua il canestro sbagliato in precedenza di Betz da sotto, cioè hai fatto e poi ha sbagliato, è la chiave di questa partita, da lì la Virtus ha fatto paf in avanti. E non escluderei, ripeto, che la Team System facesse paf in avanti dopo l'errore di Augusto Binelli. O anche d'altro, perché Binelli si è fatto mangiare un canestro fatto, come Betz ha fatto l'altra parte. Sono cose che rovesciano, come dicevi tu Flavio, l'inerzia di un incontro. Andrew Betz sbaglia il primo dei due tiri liberi a propria disposizione, il secondo lo manda a bersaglio. 9 minuti, 32 secondi da giocare, 47 Kinder, 36 Team System, tutti gli occhi puntati su Carlton Myers. Adesso sarà lui ovviamente il tiratore scelto per la Fortitudo, mentre Binelli si fa pescare in un fallo in attacco contro Damiao, e Messina può tollerare a questo livello un errore, ma non due dal suo capitano. Fuori Binelli, torna Frosini. Esattamente, l'ha fatto due volte Augusto, ha fatto uno gomitato in bocca, non fischiato, il secondo bocca fischiato e fallo. Soprattutto direi è un momento in cui Binelli e la Kinder non hanno certo interesse a fare un corpo a corpo in quella zona del campo e a regalare una palla agli avversari che hanno bisogno di ossigeno. Myers tranquillo per Pilutti, ancora Vlahomerović contro Claudio Crippa, Vlahomerović palleggia, il resto tiro da tre, Damir Vlahomerović. La prima cosa che fa questa sera, deve prendere lui, se è questo tipo di giocatore Flavio, deve prendere le sue iniziative. E riporta a meno 8 la Team System, Frosini per Crippa, pronto a tornare Rigodò, Danilovic si affida ad Ugo Sconocchini, ancora l'uscita di Danilovic, sale a bloccare Nesterovic, Danilovic va dentro, scarica per Frosini che fatica a finire e sbaglia, ma da dietro arriva Nesterovic e inventa due punti che non ho mai visto, era tagliato fuori. Cioè, il suo uomo ha lasciato lui per aiutare e non puoi lasciare Rascio che va dentro e fa tacca in schiacciata. Che partita Nesterovic, mentre lontano dalla palla viene pescato direi Claudio Crippa, e infatti così dovrebbe essere. 7 falli di squadra per la Kinder e anche in questo secondo tempo solo 3 per la Team System, che non riesce a spendere i falli, proprio forse non riesce a calarsi nell'atmosfera di queste partite. Forse, esatto Flavio, forse non sono abbastanza aggressivi per spendere falli. Panchina per Sasha Danilovic, ma il fallo è di Crippa ed è il suo terzo, mentre Vlahomerović si rimette ulteriormente in partita con questo tiro libero realizzato. Vlahomerović, ex giocatore del Cibona, che quest'anno ha vissuto momenti difficili con l'arrivo di Vini del Negro, quando si parlava
di un possibile taglio di Mulaomerovic per rinforzare la Tensisten sotto canestro, poi è uscito dalla crisi anche con partite da lui risolte come quella di Milano, ultimi 10 minuti in campo, 3 su 3 da 3, vittoria per la Tensisten ed è stato l'eroe in gara 1 contro il Real Madrid. Rigodò sul lato di Nesterovic, schiaccia per terra la palla proprio per il giocatore sloveno, Rigodò con tanto spazio per il tiro da 3, lo sbaglia, il pallone è preda di Carlton Myers, Myers che attacca Claudio Crippa, si arresta, ributta fuori per Mulaomerovic, Crippa in transizione accoppiato con Carlton Myers, l'unica speranza di Crippa è di non fargli arrivare il pallone, Myers vuole un lob da Mulaomerovic, ma Mulaomerovic è sotto grande pressione da Sconocchini, forza lui da tre, sbaglia, questo farà arrabbiare sicuramente Carlton Myers, mentre Crippa mantiene il possesso di palla con la collaborazione di Frosini e adesso la Kinder sta cercando di controllare il ritmo in una partita che è ancora vivissima, 8 punti di differenza, ultimi 7 minuti e mezzo, Rigodò per Frosini, la Kinder fatica adesso tremendamente a segnare, blocco di Frosini, uscita di Claudio Crippa, altro blocco di Rigodò che prima ha preso un tiro facile ma lo ha sbagliato, Frosini uno contro uno su Damiao, tiene il perno, sbaglia ancora Nesterovic che poi controlla ulteriormente e segna, straordinario, lascia Nesterovic. MVP Nesterovic, MVP, più importante il capo. E questi due punti sono davvero incredibili, mentre sulla panchina della Kinder soffre Danilovic e Myers che forza e sbaglia. Sentiamo da Pietro Colnago di cosa si tratta per Sasha. Sasha ha chiesto aiuto al massaggiatore perché ha la caviglia che gli fa male, gli ha messo del ghiaccio e comunque si è dichiarato ancora pronto a entrare, l'ha appena detto a Messina. Da tre Mulaomerovic sbaglia ancora, rimbalzo di Antoine Rigodò, Danilovic comunque in piedi a dire ai compagni di non mollare. Sulla panchina della Kinder c'è anche Alessandro, c'è anche Angeli, il manipolatore riminese che lo scorso anno tanto ha fatto per la caviglia sofferente di Sasha Danilovic e che anche lo scorso anno era alle Final Four, allora a Barcellona, blocco di Rigodò, uscita di Nesterovic che adesso è pericolo pubblico numero uno per la Team System. Rigodò in possesso di palla, ultimi 6 minuti di gara in arrivo, Nesterovic uno contro uno contro Andrew Betts, ancora Nesterovic fuori per Rigodò, infrazione di 30 secondi per la Kinder che può fare tutti gli errori se vuole provare a vincere questa partita, tranne quello di pensare di gestire adesso. Esatto, troppo tempo Flavio, 6 minuti e 10, è una vita da giocare, è solamente 10 punti di vantaggio. Mulaomerovic per Pilutti, sempre difesa individuale per la Kinder allenata da Ettore Messina che nei derby di quest'anno ha fatto tanta zona ma finora di zona non se n'è vista. Myers contro Sconocchini che difende bene, recupera il pallone la Kinder e la difesa Kinder sul palleggio di Mulaomerovic, di Myers eccetera eccetera nel secondo tempo ha fatto tutta la differenza del mondo. Non permettono penetrazione, punto e basta. Intanto a Bologna si sogna anche col Bologna Calcio che vince 1-0 mentre Sconocchini fa un gol da 3 punti che manda in paradiso la curva bianconera, 54-41, che canestro di Ugo Sconocchini, il suo tiro da 3 e quello di Claudio Crippa rimangono nella storia di questo secondo tempo mentre Nesterovic va ancora in cielo a strappare il pallone, 5 minuti, 10 secondi a termine, non è finita ma la Team System è in un buco. Grandissima difficoltà Flavio, bisogna dire la verità, non possono più sbagliare niente e devono affrettare tutto, per fortuna il tempo scade. Prova ad alzare l'intensità fisica della difesa la Team System, colpo del KO sbagliato da Antoine Rigodò, bel rimbalzo di Beth, Pilutti senza paura da tre in transizione ma sbaglia ancora, poi tocca Frosini e nel traffico è ancora Pilutti ad andare sul pallone, Myers attacca a Sconocchini, poi si vuole ributtare dentro e dentro si ributta, fa due punti impossibili per un umano, Carlton Myers, ma il cronometro continua a correre e Scansi non riesce neppure a rimandare in campo Marco Iaris. No, io non avrei mai colto, però Scansi ha indovinato tutto il primo tempo, non si può criticare per quello che ha fatto, la giustizia di quel primo tempo, la partita era persa, l'avrei aperto lui. Sconocchini va dentro e viene fermato da Damiao. Io penso che la Tensista dovrebbe dare un'occhiata al tabellone, questo è il quarto fallo di squadra, se non succede un miracolo la Team System avrà bisogno di andare al fallo sistematico e se non alza il totale dei suoi falli di squadra non manderà in lunetta gli avversari. No, esattamente, Myers esce ancora Flavio, quindi Carlton questo secondo tempo è stato stanco, forse è andato troppo nel primo tempo perché si doveva rimettere la partita in piedi, però generalmente si fa 9 minuti dentro, 2 fuori, 9 dentro per una stella come Carlton, però molto faticato, mette Danilo che ci ha fatto qualche riposo, però per rimettere la partita in piedi era necessario.
e Messina leva Sconocchini ma lascia Claudio Crippa senza rimettere Sandro Abbio, mettendo in campo ovviamente Sasha Danilovic, che adesso è importantissimo non fosse altro che come tiratore di liberi. Piluti fa quello che doveva fare forse con un minuto di anticipo alla Team System, spendere i falli con quelli che non sono carichi per far arrivare in bonus gli avversari Gay e Myers in panchina. Adesso esce Crippa e torna Sandro Abbio. Well, Sandro Abbio, adesso Crippa ha fatto però un buon lavoro, anche una canestra importante, ognuno ha portato il mattone qui, ma soprattutto l'MVP finora Russell Nesterovic. Nesterovic davvero incredibile il suo contributo, eppure era apparso così stanco, così quasi fuori fase a Varese come il resto della squadra. Sì. Misteri delle grandi squadre come la Kinder e la Team System sono indubbiamente al di là del risultato di questa partita. Pronto il pick and roll, Danilovic e Nesterovic, gran lettura di Danilovic, il suo movimento e poi Frosini che sbaglia il tapping nel traffico dopo che Danilovic ha sbagliato comunque un buon tiro, va dentro, Jaric subisce il contatto, segna e andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Wow, importante di questo Flavio, segna e ferma il cronometro per segnare il tiro libero ancora, quindi ha riaperto un attimino qui, perché se fa questo meno 8, 3, 41, ma non possono più sbagliare nulla. È una partita di tiri liberi adesso, finora sì. 68% la Team System, che non è tantissimo, ma 57% la Kinder, e la Kinder dovrà assolutamente fare meglio nel finale se vuole portare a casa la partita. Jaric sbaglia, poi va sulla palla vagante uscendo non si sa da dove, ma non riesce a controllare. Avete visto in precedenza tutto lo staff dell'Olympiakos che segue questa partita con ovvio interesse e spera di andare in finale contro la vincente. Jaric ha tutto campo a mettere pressione su Antoine Rigaudot, che mantiene vivo il palleggio e si affida a Sasha Danilovic. Blocco durissimo di Rigaudot, Damiao c'è contatto, non c'è fallo, ancora Rigaudot a cercare di liberarsi ma la palla va dall'altra parte per Rabiot, 10 secondi per tirare, Antoine Rigaudot in palleggio, forza l'arresto e tiro che gli esce, tiene viva la palla Frosini, la controlla Damiao, bruttissimo secondo tempo di Antoine Rigaudot, ma comunque la Kinder è ancora in vantaggio di 9 lunghezze a ridosso degli ultimi 3 emozionanti, drammatici minuti di questa partita. Tiene Rigaudot Marco Jaric, non fischiano gli arbitri, Mula Omerovic contro Abbio, azione lunga per la Team System, terribile per loro, molto molto lunga, direi troppo lunga. Piluti adesso contro Danilovic, si butta dentro, inventa un'acrobazia, sbaglia, la palla torna in mano a Jaric ma il cronometro sta correndo. Jaric esita, poi tira da tre, è una battaglia fisica, ci sono magliette che si tirano dietro le trattenute. Altro tiro da tre di Jaric a bersaglio da tre, Marco Jaric in quella che è una cosa solo fisica in questo momento. Meno 6 Team System, non è finita! Non è finita, però si vuole forse Carlton Myers in quest'attimo qui per rimettere le cose in piedi, perché Jaric e Piluti sono gli unici veri tiratori in campo. Abbio in possesso di palla contro Mula Omerovic, gioca a due con Nesterovic, il fischio di Betancor, Scansi protesta, ma direi la partita stava andando oltre i binari della fisicità, stava diventando una specie di rissa da bar da una parte e dall'altra, gli arbitri dovevano fischiare. Terzo fallo Bet, time out in campo, 2 minuti e 8 secondi. Well, Flavio, anche io metterei anche un quintetto di pressing, fuori Bet, dentro Carlton Myers, pressing tutto il campo, tutti i piccoli, perché si deve velocizzare la partita con pressing, con contropiede, con tiro da fuori, da 3 punti eccetera, cioè, quindi bisogna buttare dentro i velocisti. Il canestro da tre di Claudio Crippa, il momento di massimo allungo per la formazione bolognese. Guardate, festeggiato come sulla panchina da Rasha Nesterovic, che di Claudio Crippa è molto amico, e poi quello di Ugo Sconocchini. Sono stati i due momenti in cui la Kinder ha dato l'impressione di aver vinto la partita, ma questa partita dura 40, forse anche 45-50 minuti. Un annuncio per il nostro telespettatore, Flavio. E qui intanto abbiamo rivisto, grazie alla regia, quello che io ho venduto come un gran canestro di Nesterovic, è stato un autocanestro di Andrew Betts. In effetti mi sembrava impossibile perfino per Nesterovic segnare da quella posizione, noi avevamo davanti Andrew Betts ed è stato lui inavvertitamente a segnare il proprio canestro. La fortuna gioca sempre il suo ruolo. Ma deve essere opportunista per farlo. Comunque, Flavio, ecco, riprendiamo l'azione. Si torna a giocare Danilovic contro Claudio Piluti, e non aver ancora speso il bonus per la Team System secondo me è gravissimo. In questo momento la Kinder può lavorare ancora sul cronometro per 30 secondi. Rams pesca il fallo da parte di Damiao, che ha una discussione con Abbio. Andiamo a sentire da Pietro Colnago il contenuto del timeout.
Messina ha detto in attacco giochiamo uno, che è uno schema per liberare Danilo vicino al tiro, ma soprattutto creiamo spazi per le penetrazioni. Non dobbiamo avere paura adesso e soprattutto non dobbiamo farli gasare. Intanto c'è un clima stranissimo, perché adesso i tifosi dell'Olympiakos sono arrivati in forza e stanno facendo un gran tifo, ma indipendente ovviamente da quello che succede sul terreno. Danilovic per Nesterovic, settimo fallo di squadra per la Team System, corre ancora il cronometro. Ultimi 100 secondi di partita, Sconocchini nell'angolo per Danilovic, dentro per Nesterovic che tiene la palla stoppata, sciocca da parte di Andrew Betts, canestro valido. Lui non è un giocatore di questo livello, proprio non ha capito un H lui. Ultimi 90 secondi, questa palla di Nesterovic era cortissima, a occhio e croce, Piluti nell'angolo per Jaric, lo butta dentro Sconocchini, Jaric prende la penetrazione, inventa due punti, che talento! Marco Jaric, ancora il cronometro che riprende a correre, negli ultimi due minuti si ferma dopo un canestro, 1 minuto 17, Danilovic in palleggio per Sandro Abbio, 6 punti, 2 possessi di differenza tra le due formazioni in una gara ovviamente a punteggio basso, come era facile immaginare. Danilovic ancora in palleggio, siamo a ridosso dell'ultimo minuto e Jaric va a commettere fallo su Frosini, questa è una gran scelta. La Frosini ha avuto problemi con i tiri liberi questa sera, comunque Flavio, la delusione di questa partita, grande Fucca e abbastanza grande per me Mulo Mervis, che non sono mai entrato, e Karnišovas, cioè non hanno combinato nulla questi tre giocatori. Guardate intanto sulla panchina della Kinder come si vive una semifinale d'Eurolega, sì. Con Messina e con Solini e tutti gli altri davanti, Crippa deve stendersi per vedere cosa succede in campo. 38%, Frosini dalla lunetta, fondamentale, sbaglia il primo, chissà quante immagini passano davanti ad Alessandro Frosini, ex Fortitudo, polemiche con la Team System al momento del divorzio, e questo tiro può essere veramente importantissimo, lo segna Frosini e poi scarica la sua gioia con un urlo. Messina va al quintetto piccolo adesso per avere i tiratori di liberi, ovviamente sì. In campo alla fine va con Rigodò che ha 4 falli su Piluti, con Sconocchini per Maier, Sonabio per Mulaomerovic e con Danilovic per Jaric, 4 piccoli contro 4 piccoli, Myers ben contenuto da Sconocchini, torna fuori la palla per Betts, ancora Myers, arriva il fischio di Rams, cronometro fermato, 50 secondi 6 decimi al termine, è ancora lunga. Carlton deve fare 2 su 2 oppure far dentro il primo e sbagliare già da adesso il secondo, comunque io cerco di fare 2 su 2 e rimangono dopo 5 punti di scarto, un tiro da 2, un tiro da 3, ma come dicevi tu Flavio, non possono aspettare 20 secondi prima di fare un fallo. Myers freddamente a bersaglio col primo dei due tiri liberi, 84% per lui in Eurolega, 85% in campionato, fa 2 su 2, meno 5 Team System, basta una palla persa della Kinder per cambiare tutta l'equazione, vorrebbe lo sfondamento Mulaomerovic, non sono d'accordo gli arbitri, Rigodò non forza la situazione, tiene la palla nelle sue mani, poi la dà a Sconocchini che va da Danilovic, Danilovic rimette la palla nelle mani di Sconocchini, Abbio va fino in fondo a cercare la rovesciata, subisce il fallo duro da parte di Andrew Betts, 35 secondi al termine. Per la Kinder non basta un tiro libero di Abbio, ce ne vorrebbero due per andare in vantaggio di 3 possessi. Esattamente, e Abbio è un devastante tiratore di tiri liberi. Comunque Bezza, per i suoi limiti Flavio, ha fatto una partita onesta, ma c'erano un paio di sbagli, canestro convalidato qui e anche canestro sbagliato all'inizio del secondo tempo dall'altra parte. Con quelle due cose lì la Fortitudo è una situazione tecnica molto diversa. Abbio 83% in Eurolega, 85% in campionato, segna il primo, ma quello che scava una differenza importante è il secondo. Eccolo qua, il giocatore di Racconigi, non c'è nessuno, a rimbalzo e Abbio segna ancora, 5-9, 5-2, la Team System non può più sbagliare nulla, Jaric in palleggio, attacca Danilovic, stoppato ancora da Rašo Nesterovic, che roba Nesterovic. No, MVP, non c'è nessuna considerazione qui, Jaric in entrata, forse anche con passi tra l'altro, e Nesterovic in piena estensione. Piena estensione, stoppata, pulita, la vedova nera sul braccio di Danilovic, Myers perso, tiro da tre, gli esce il rimbalzo di chi è? Ancora di Nesterovic, non sembra avere la forza nemmeno per fare fallo, la Team System la trova, Jaric a 20 secondi dal termine, 20 secondi dal termine, sguardi confusi sulla panchina e in campo per la Team System, Nesterovic sotto la curva dei suoi tifosi, può essere pericoloso, addirittura c'è un'invasione
la gente non riesce a controllarsi. Ecco qui l'uomo che ha invaso, non una grande idea, per fortuna non lo ha visto nessuno. Lunetta Danilovic, una partita normale forse è finita, questa no. Sì, no, no, assolutamente, cioè, bisogna avere un attimo di pazienza, parte fortitudo, ma mettere Danilovic sulla riga di tiro libero a 20 secondi dalla fine non è una grande idea. E Danilovic segna, Jaric è in panchina per 5 falli, più 8 per la Kinder in questo momento, con Danilovic che ha a disposizione il secondo tiro libero. Lo sconcerto proprio nelle facce dei giocatori della Team System, la rimessa per Piluti, ben effettuata, non vuole spendere il fallo Rigodò. Piluti da tre, inventa, gran canestro e gran partita di Claudio Piluti, che ha avuto più spazio del previsto, poi fallo subito di Mulaomerovic su Rigodò. L'ho detto, non è finita, Dan Peterson ha vissuto una finale di Coppa Campioni, allora per esempio Grenoble che sembrava strapersa e poi poteva essere vinta, mentre purtroppo vola un fumogeno in campo, speriamo che non succeda niente nel finale. Danilovic prende il fumogeno e lo alza in segno di giubilo verso i suoi tifosi. Si è giocato una gran partita e speriamo che continui a essere una gran partita. Ma sei, punto sei. E basta. Ma c'è tanta polizia, Fabio, qui vedo già tanta, ma tanta polizia, quindi non è consigliabile per nessuno scherzare. Rigodò che sbaglia il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, finale con tensione, come era ovvio che sarebbe stato, 14 secondi e 9 decimi al termine. Rigodò segna il secondo, è importante, ridà ancora 7 lunghezze di vantaggio alla Kinder. Myers contro Sconocchini, praticamente da centrocampo, gli esce, la palla torna in mano a Piluti, altro tiro da lontanissimo e adesso è finita, la Kinder va in finale Eurolega per il secondo anno consecutivo, battendo la Team System, anche se ci saranno due tiri liberi a tempo scaduto. Finisce con la vittoria della Kinder e Danilovic va verso Messina per festeggiare. Sì. Poi i due si guardano negli occhi e dicono, un attimo, c'è ancora la finale. Esattamente, non festeggiano, bravo Messina a dire niente, e cioè, non dimenticare altre 40 minuti da giocare, e se vogliono vincere è il segreto questo. Comunque, grandissima prestazione dalla parte di qui, un lancio dalla tribuna qui quasi colpisce Mulaomerovic. Non è consigliabile questo, soprattutto dentro a uno stadio il calcio è già un rischio, qui dentro con i controlli di sicurezza anche anti incendio non è consigliabile. E poi la cosa assurda è che l'ordigno, diciamo così, purtroppo dobbiamo dire così, è arrivato al centro del campo dove c'erano solo giocatori della Team System, proprio mentre Carlton Myers stava salutando uno per uno i compagni. C'è delusione, ma la Team System sta vivendo con grande serenità questa sconfitta, che è sicuramente sentitissima. Figuriamoci quanti giocatori della Fortitudo volevano vincere proprio questa partita. Sì. Però bisogna accettare tutto nello sport, purtroppo. Ma dipende, loro crescono di squadra che ne ha fatto molto quest'anno, Flavio, dipende da quello che fanno da oggi in poi, da questa sera in poi, a partire da partita per terzo e quarto posto. È finita, 62-62 a 57, la Kinder batte la Team System per la prima volta in questa stagione, ma come aveva detto Dan Peterson in sede di presentazione, è una vittoria che vale 10. Ettore Messina è già al microfono di Pietro Colnago.